Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mentre vediamo Sassuolo Roma e gufiamo, parliamo della partita di ieri perché sono tornata tardi che sono uscita, quindi non ho potuto fare passa partita. Ieri eravamo allo stadio, ovviamente, come sempre. Ci siamo sempre, anche con 5.000 persone a Lazio Atalanta. Ieri era stata una bella giornata perché faceva un caldo bestiale. Devo dire bravi tutti, però il migliore è stato Mattia. Mattia Zaccagni è pazzesco, mi sono ricreduta molto su di lui, non credevo che era così forte. Infatti lo paragono molto a Insigne perché il gioco di Sarri dice quello. Vediamo se solo Roma c'è un calcio d'angolo. Ovviamente poi ci sarà il post partita di Sassuolo Roma, tutto macello, Dio, niente. E che dirvi ragazzi, Ciro Immobile si conferma capocannoniere sempre a 19 gol, calcio di rigore che diciamo che è molto, però il live per me era calcio di rigore, ho detto subito, ve lo possono confermare che l'ho detto subito, ho visto subito la gomitata che hanno dato a Mattia. Mattia infatti è stato il migliore del match, votate sul sito della Lazio, mi raccomando. Guarda, quello si è buttato, vabbè. E che dirvi ragazzi, Pedro fondamentale, l'unica pecca è che si è fatto male Manuel Lazzari. Vediamo che cosa è successo, ne sapremo domani, vi saprò dire. Tommy, mi dispiace ragazzi, ma Tommy è il mio protetto, uno dei miei protetti. Ovviamente con Acerbi e Luis Alberto sono i miei tre protetti. Ovviamente voglio bene a tutti, Sergio, tutti gli altri, Pedro, Mattia, però diciamo che i miei protetti sono questi tre. Soprattutto adesso, in questo momento, soprattutto Acerbi, che non mi piacciono certe cose che vengono dette, ma ne parleremo in un altro video. Poi ci c'è, comunque mi è piaciuta molto. Dopo la disfatta del mercoledì, ragazzi, e che dirvi, si è giocata Napoli-Inter, però non l'ho vista, quindi non so dirvi cosa succede. Oddio, stavo segnando la Roma. Napoli-Inter, ho visto solo 1-1 che ha segnato calcio di rigore del Napoli. Scusate, calcio di rigore del Napoli, segnato da Insigne, gol di... Quindi io avevo pronosticato 1-1 comunque, l'avevo già pensato. Poi la sera c'è stato un big match in assoluto, Torino-Venezia, che abbiamo visto tutti, guarda. Scusate per i tifosi del Torino, però. Vabbè. Poi oggi ci sono state altre partite. C'è stata la vittoria del Verona contro l'Udinese che affronteremo noi domenica. Giovedì ragazzi, Porto-Lazio, mi raccomando. E poi c'è stata Genoa-Salernitana, pareggio. E che si è giocata anche un'altra partita, oddio. E che dirvi ragazzi, seguo, oddio, c'è un giallo credo, sì, per Mancini, no, chi è quello, vabbè. E che dirvi ragazzi, ci vediamo per post partita. Ah, poi volevo parlarvi anche di Nangolan che dice che Immobile non è un attaccante, non è uno degli attaccanti, non mi piace. Sul derby ti do ragione che è una questione di vita o di morte a Roma, che non è come Milano. Questo hai non pienamente ragione di più. Però non mi puoi denigrare Ciro, perché tutti quei gol da un attaccante, cioè preferisci Dzeko grazie a sta ceppa, cioè giocato insieme, è normale. Comunque ragazzi lasciate un mi piace se volete, ovviamente iscrivetevi al canale e ci vediamo tra pochissimo perché siamo al 21esimo mentre sto registrando e ci vediamo dopo.
Ovviamente ieri è stata una bellissima giornata, ragazzi. E vi aspetto allo stadio, mi raccomando.